A Ecomondo oggi si parla di Farm to Fork e si parla di agroalimentare insieme ai principali soggetti della filiera. Una panoramica che è partita con la relazione di Denis Pantini di Nomisma, che fa il punto della situazione rispetto a quelli che sono gli obiettivi della Farm to Fork, il posizionamento dell'Italia e le sfide da affrontare. Ma poi c'è la parte agricola, e cioè in tutto questo come si sta comportando l'agricoltura italiana, quali sono gli ostacoli da superare. Ne abbiamo parlato prima con Denis Pantini e poi con il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. La transizione ecologica che chiede l'Unione Europea per l'Italia non è a costo zero, soprattutto in un momento di scenario come questo, aggravato dalla difficoltà nell'approvvigionamento e da costi di produzione in crescita e molto volatili, che si rimarcano poi anche a valle con un aumento dell'inflazione. Gli obiettivi che erano stati posti a fine 2019 oggi vedono gli agricoltori italiani aver fatto già molti sacrifici ed essere virtuosi, soprattutto sull'aumento delle superfici coltivate a biologico, la riduzione degli agrofarmaci, dei fertilizzanti. Il problema è che però, se vogliamo arrivare a quel meno 50% di agrofarmaci o a meno 20% di fertilizzanti, dobbiamo trovare delle alternative che possono essere una transizione digitale, strumenti innovativi come le nuove tecnologie di evoluzione assistita, la genomica, eccetera, che però faticano anche a trovare un quadro di regolamentazione che l'Europa in questo momento qui non ha ancora fatto. Per cui il rischio qual è? Obiettivi molto ambiziosi, ma con strumenti dietro per gli agricoltori che non sono sufficienti. Noi fino ad oggi abbiamo navigato al buio, tanto in Europa quanto in Italia. Ci aspettano delle sfide importanti, da una parte un mercato globale sempre più attento ai grandi temi della sostenibilità, con una netta e spiccata sensibilità da parte dei consumatori più giovani sui grandi temi appunto della sostenibilità ambientale, dall'altra la necessità invece di accompagnare un progresso numerico dei cittadini del mondo che ci porterà ad aumentare la presenza appunto a livello mondiale di circa altri 2 miliardi di cittadini del mondo. In quella dimensione l'agricoltura deve produrre di più in maniera molto più sostenibile, quindi un modello agricolo che deve essere rinnovato, un modello agricolo che deve basarsi su tecnologia e scienza, quindi dobbiamo velocemente accelerare sia in Italia che in Europa, andando a costruire un nuovo modello fatto appunto di maggiore competitività delle imprese, maggiore produttività, e questo lo avremo grazie alle tecnologie. Se non agganciamo oggi il cambiamento, soprattutto in ambito scientifico, e quindi superando i veti e i blocchi, e soprattutto quei blocchi paradossali e soprattutto precostituiti, e dall'altro accompagnando con gli investimenti l'agricoltura nei grandi processi di trasformazione tecnologica e digitale, non ce la faremo mai.